Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Ragazzi, io c'ho un'idea. Ascoltatemi. Ma se la comprassimo noi? Il cielo, l'aria pulita, è tutto quello che la gente cerca per fuggire dalla città. Potrebbe essere un bel business. Ma lo sai che avete ragione. Ci sono un sacco di amici di mio padre che hanno un agriturismo come questo e fanno un sacco di soldi. La gente ormai è stanca della città e vuole fuggire. Sarebbe una bella idea. Io mi occuperei delle coltivazioni e dei frutti per fare le marmellate. Ma ragazzi, tra 2 anni prendiamo il diploma e ognuno ci mette le proprie capacità. Prendiamo un finanziamento e la compriamo. Si può fare una sorta di società. Io mi occuperò della ragioneria e poi dopo posso fare anche il direttore dell'azienda. Io sarò l'addetto alla reception e al ristorante. Io sarò il naturalista, ovvero farò le coltivazioni e mi occuperò delle escursioni di giorno. E io invece mi occuperò della manutenzione di questo agriturismo. Farò i lavoretti e se c'è qualcosa da fare la faccio io. Era una volta? Sarà capitale della cultura. Sì, penso proprio sia la cosa migliore. Chissà se c'è un sito dove posso trovare tutto. Ah sì. C'è tutto. Istruzione, la possibilità di mangiare, dove dormire. Direi che è perfetto. L'impresa ha come scopo quello di soddisfare il bisogno sentito da tutti di evadere dalla quotidianità e dalle di tutti i giorni, impiegando il proprio tempo libero per soddisfare i desideri culturali manifestati ad esempio nella voglia di imparare a interagire. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Show on.